A Napoli, al Corso Garibaldi, all'incrocio con Via Cosenz, c'è un edificio distrutto. Questo edificio è quel che resta della stazione Bayard, inaugurata il 3 ottobre del 1839 alla presenza del re Ferdinando II. E il re volle chiamare per raccontare l'accadimento il pittore di corte, che era Salvatore Ferdola. La tela di Fergola è molto importante per il racconto perché si possono fare diverse considerazioni su quello che accadde in quel giorno. Prima è che tutto il popolo era in festa ed era curioso di questo evento. Tra l'altro, come solitamente sono i napoletani, accettarono subito il nuovo mezzo di trasporto, abituati come erano ad utilizzare le diligenze per poter raggiungere i vari luoghi. E il posto dove collocare le stazioni fu scelto in funzione dell'uso che ne facevano i napoletani dell'area. Infatti, poco vicino a Piazza Mercato c'era lo stazionamento delle diligenze per andare alle province del sud. All'interno del quadro, altre cose interessanti che si possono notare, oltre a persone di varia umanità, ci sono ricchi, ci sono nobili, ci sono poveri, c'è il popolo, c'è di tutto. Per quell'occasione fu redatto un programma molto meticoloso, che preannunciava tutte le fasi della giornata, oltre che alla composizione del treno. Quindi questa è molto interessante come, diciamo come dettaglio di quella tela, perché racconta molto bene come fu il primo viaggio. La locomotiva che trainava tutti i vagoni era la Vesuvio, la Baillard non era stata ancora costruita, arriverà successivamente. Poi c'è un tender col carbone per poter alimentare la locomotiva. Ci sono due carrozze scoperte in testa e in coda con i gendarmi e diciamo, con la banda che doveva palliettare l'evento. Sette carrozze coperte, la livrea era verde e quella al centro era rossa, che era, diciamo, la carrozza centrale era quella reale, dove dentro presero posto Ferdinando II, l'ingegnere Bayard, il ministro degli interni, Nicola Sant'Angelo e così via. L'idea di una strada ferrata che potesse migliorare la rete di trasporti nel Regno delle Due Sicilie era già stata tra le ipotesi del sovrano e dei vari ministri che si sono poi succeduti. Il ministro Ducoté aveva chiesto a Ferdinando II di poter costruire questa strada ferrata per collegare le due sponde del Regno, Mar Mediterraneo e Mare Adriatico. Questa proposta venne scavalcata dalla proposta invece che fece Armand Bayard, con i suoi fratelli e un suo amico, propose al re la costruzione di una strada ferrata che collegasse invece la capitale con le province del sud, perché l'idea di Bayard era quella di investire nell'infrastruttura e poi ricavare il suo guadagno dall'utilizzo che se ne poteva fare della strada ferrata. Infatti era proprio quello che mancava al Ducoté, perché dove Antonio Ducoté voleva costruire la strada ferrata c'era la necessità del trasporto di merci, ma non c'era forte richiesta dalla parte del popolo. E questa si rivelò una delle scelte vincenti, perché nei successivi 3 mesi di inaugurazione, cioè parliamo ottobre inaugurazione a dicembre, i passeggeri erano già 130.000. Il popolo usava normalmente il treno, poi ci sono vari racconti dell'epoca, anche sugli annali civili, sulle varie pubblicazioni che si facevano per i forestieri, che raccontano questo rapporto che i napoletani poi instaurarono con la stazione. Thank you.
l'ingegnere Bayard lavorava in Francia e progettava e costruiva ponti. Era anche abbastanza rinomata la sua società, che aveva con i tre fratelli, Giovanni, Ferdinando, Carlo e poi suo amico Verger. C'è una curiosità che poi ho scoperto successivamente, che il padre di Bayard già viveva a Napoli, perché era il direttore di alcuni immobili, quindi diciamo che lui sapeva a Napoli qual era la situazione, sia per poter avere diciamo il consenso dal sovrano, sia nella scelta del percorso da far fare al suo treno. Quella tratta fu scelta perché era già trafficata, la strada, il percorso che unisce il Miglio d'Oro, che unisce tutte le ville che affacciano sul Miglio d'Oro, quindi le ville vesuviane, perché era il percorso più battuto dai villeggianti e poi perché collegando Napoli a Portici il sovrano poteva velocemente raggiungere la sua residenza estiva. L'idea di Ferdinando II era quella di liberarsi dal dominio sia inglese che francese per quello che riguarda il know-how tecnologico, il sapere tecnologico. Infatti la prima operazione che fece dopo la costruzione della strada ferrata nel 1840 fu quella di insediare un opificio che si chiamò il Real Opificio di Pietrarsa a Pietrarsa, che è uno degli opifici che raggiunse in poco tempo un numero di operai, siamo sui 1200 e parliamo del 1944, come uno degli opifici più importanti d'Europa. Prima della Breda, prima della Fiat, era l'opificio che riusciva a costruire una locomotiva a vapore e aveva le tecnologie per poterlo fare. La prima locomotiva che uscì da Pietrarsa si chiamò Pietrarsa e fu esportata in Regno di Sardegna. Nel 1875 fu chiusa, un po' per l'avvento dell'elettricità, del diesel e queste tecnologie non avevano la possibilità di essere installate a Pietrarsa, un po' per lo spostamento al nord dell'insediamento industriale. Non c'era un interesse vero e proprio a volerlo portare avanti, però la cosa interessante è che oggi il polo museale ferroviario in Italia è il più importante.